aspettiamo qualche giorno e lasciamo a Giuseppe il tempo di gestire la cosa insieme a Beppe, vedrete che le cose andranno bene. Senza Di Conte il Movimento 5 Stelle sarà finito. Con Grillo, con Conte non c'entra proprio niente. Conte e Conte. Di più, di Grillo. Sì. Più 5 Stelle di Grillo in questo momento. Sì, penso di sì. Sindaco, si è occupato per la situazione del Movimento 5 Stelle. Grazie di essere qui intanto, davvero. Ci siamo mancati reciprocamente un pochino, devo essere onesta, però ci siamo. Sei stata oggi da Conte, com'è andata? Abbiamo bisogno di lasciare a Giuseppe qualche giorno di riflessione e poi dirà come sono andate le cose. Ma vi ha espresso anche la possibilità di mollare il progetto, c'è questa ipotesi in campo? Ci ha espresso la voglia che le cose vadano per il meglio. Poi lo dirà lui. Si sono sentiti con Grillo, si sentiranno ancora. Grillo cosa deve fare secondo lei? Deve cambiare i toni rispetto a questa situazione? Aspettiamo qualche giorno e lasciamo a Giuseppe il tempo di gestire la cosa insieme a Beppe e vedrete che le cose andranno bene. Senza Di Conte il Movimento 5 Stelle sarà finito. Conte ha dimostrato di essere un vero 5 Stelle, capito? Proprio. E Grillo non lo sta dimostrando. Eh no, Grillo qualche erroretto l'avrà fatto. Tipo farci votare per entrare in questo governo. Tutti d'accordo al tavolo? Tutti d'accordo. Tutti per Conte. Tutti per Conte. C'è Grillo che ha fondato il movimento, tutto. Ha usato la paura di distruggere il movimento. Lo sta distruggendo. No, non è che ha distrutto, però stiamo perdendo. Se vogliamo recuperare serve una persona forte e Conte è il numero uno. E come si risolve questa cosa? Ho chiamato al 100% più di Grillo, non c'è niente da dire. Grillo ha fondato il movimento, per carità, tutte le sue benemerite azioni, però su Conte, con Grillo, con Conte non c'entra proprio niente. Conte e Conte. Di più, di Grillo. Sì. Più 5 stelle di Grillo in questo momento. Mi auguro che queste divergenze che ci sono state, io non è che faccio finta di non sapere che ci sono state, mi auguro che si possano come dire, appianare per il bene di tutti. Però se invece Grillo alla fine dice no, cioè con lo statuto come scritto non va bene, cosa si fa? Si va tutti a casa? Cioè si può immaginare un movimento anche senza Beppe Grillo? Già penso che sia stato doloroso, dolorosa la rottura con Rousseau, e quindi con Davide Casaleggio. Mi auguro che non ci siano più rotture dolorose. Non riesco a immaginare oggi un movimento senza Beppe Grillo, né mai, ma sinceramente mi sembrerebbe assurdo rinunciare alla figura di Giuseppe Conte. Ma Conte e Grillo conquistate in questo momento? Conte. Conte. Sta sbagliando Grillo a tirare la corda? Secondo me sì. Forse Grillo non sa che il partito, il movimento si è evoluto e quindi deve cambiare certe vecchie opinioni. Però Grillo sembra che non voglia molto farsi da parte, no? C'è il rischio, ha paura il rischio che Conte alla fine dica vabbè, sapete che è? Io... Ciao, può essere. Sarebbe la fine del movimento se Grillo... Per me sì. Lei sì, cioè non è un colpo a... Per me sì.